Toni, tanto buongiorno. Buongiorno. Dopo Bologna ha detto che la gara contro il Lecce era più importante dell'ultimo periodo. Le chiedo allora, secondo lei, quale sarà l'aspetto fondamentale per provare a vincere questa partita? Qual è il dettaglio che non deve mancare domani al Verona? Ma no, sul solito si dice sempre il prossimo è il più importante. No, io voglio solita squadra, cioè solita squadra concentrata, anche spensierata, che gioca il suo calcio, sempre sapendo che se non sei a 100% rischi questo. Cioè rischi anche quando sei 100%, figurati se no. Questo Lecce può anche inserire il Verona? Già domanda sbagliata. No, in senso di no, Lecce è altro mondo rispetto a noi. No, ma quando tu dici spensierato, cioè un messaggio... No, impensierire, è sbagliato. Cioè, non so come spiegare. Lecce rispetto a noi, 3 mesi fa, era un'altra cosa. A livello, tutti i livelli. Per cui quando io affronto dopo 3 mesi, io porto molto rispetto. Non penso impensierire. Certo che può impensierire. Volevo arrivare al fatto soprattutto che loro sono capaci soprattutto di estrarre dei jolly in trasferta. Ero lì che volevo arrivare, da questo punto di vista sei più temibile in trasferta il Lecce. No, hanno fatto più punti, però anche in casa hanno fatto un buon risultato. Borini ha detto che giocherebbe anche con una gamba rotta, al di là che gli auguriamo tutti quanti di rimanere sano fino alla fine, è il turno di Borini domani vista? Non lo so ancora. Grazie. Prego, Tommy. Buongiorno mister, io volevo chiedere, insomma, arriviamo da 7 punti in 3 gare. Andare a vincere eventualmente, facendo tutti gli scongiuri del caso, domani, quanto inficerebbe, insomma, sulla corsa a salvezza del Verona? Cioè, vincere domani vorrebbe dire mettere una pesante ipoteca sulla corsa. Io penso che, cioè, ho letto da qualche parte che è importante mettere l'obiettivo di 40 punti più che... E mi sembra logico, no? Cioè, più che pensare ad altri, cioè darsi obiettivo 40 punti, perché normalmente questo punteggio ti dà garanzia di salvezza, e noi dobbiamo avere, secondo me, questo obiettivo. E sarebbero, se fai 1 o 3 punti, cioè ti avvicini a quelli 40, questo è come vogliamo pensare in questo momento. E stai anche magari già pensando a quello che so che sarà il tour de force contro Milan, Lazio, Juve? Adesso solo, cioè stiamo pensando solo su questa, poi da dopodomani cominciamo a pensare all'altro. Ultimo per me, dando per scontato, diciamo, buona parte della squadra, dobbiamo aspettarci qualche cambio, soprattutto riguardo la punta? Penso a Di Carmine, magari l'ultima partita ha fatto magari fatica contro il Bologna, dobbiamo aspettarci magari qualche cambio. No, ha fatto grandissima partita. Non è stato fortunato sulla zona gol, però ha fatto quello che una punta deve fare.